È partita la spedizione della Regione Marche all'Expo 2020 di Dubai, dove per una settimana la Regione valorizzerà il suo brand Marche Land of Excellence. E proprio in tema di eccellenza si è partiti subito col botto, ovvero con la presenza in diretta streaming anche del CT della Nazionale di Calcio, campione d'Europa Roberto Mancini, che in versione testimonial delle Marche ha partecipato al forum Bellezza e Sostenibilità coordinato a Dubai dal vicepresidente della regione Mirko Carloni. Bellezza e sostenibilità caratteristiche enfatizzate dallo stesso presidente Acquaroli in collegamento fra Ancona e gli Emirati Arabi. Mi piace sempre dire che noi abbiamo delle difficoltà infrastrutturali che cerchiamo di superare, abbiamo un gap da colmare, però quando qualcuno viene da noi difficilmente non torna o difficilmente ritorna a casa con un pensiero che, insomma, negativo che ci riguarda. E credo quindi che la migliore promozione è poterci vivere, perché siamo un territorio anche difficile da raccontare. Perché le emozioni, il nostro è un territorio che crea emozioni sotto tanti punti di vista, e le emozioni molto probabilmente hanno meno impatto se non le vivi in prima persona. Oggi è una giornata importante perché ci riaffacciamo in un importante dialogo con gli Emirati Arabi, un dialogo che può essere foriero di opportunità reciproche e su cui poter costruire una strategia precisa. Credo che tutte le opportunità vadano colte, ma questa va colta anche nel solco di quello che già c'è stato in passato e che si può riscoprire. Valorizzazione territoriale, ma anche importanti accordi economici. Momento centrale della giornata odierna è stato infatti la sottoscrizione del memorandum d'intesa tra Regione, Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio di Dubai. Sicuramente tutte quelle filiere che sono il fiore all'occhiello della comunità economica marchigiana. Andiamo dal tutto il sistema casa, dal mobile, dal sistema della moda, il tac, tessile, abbigliamento, calzatura, dal sistema delle start-up innovative che noi abbiamo. Non dimentichiamo l'agroalimentare, che sul biologico gli emiratini e quel palcoscenico economico può essere interessante. Sul sistema casa abbiamo tantissime aziende che possono intervenire, da quelle dell'illuminazione a quelle dell'arredo, da quelle che realizzano le cucine, ma per le grandi strutture che si stanno realizzando negli Emiratini, logicamente loro possono essere come general contractor molto presenti e molto attivi. Sulla moda, sulla gioielleria, noi abbiamo dei distretti importanti sulla gioielleria che già negli anni passati hanno toccato la fiera di Sharjah, che è proprio demandata su questo, e hanno ottenuto dei risultati ottimi. Come Camera di Commercio delle Marche stiamo lavorando per realizzare una filiera su questo settore, perché pensiamo che possa essere anche un settore da poter sviluppare per far conoscere al meglio che le Marche hanno una moltitudine di filiere, tra queste mettiamo anche il turismo, come abbiamo sentito oggi, e questo protocollo va a valorare tutto quello che è il nostro modello marchigiano da poter mettere in campo. Lo mettiamo in campo in una platea importante come l'Expo Dubai. Oggi penso che sia una pietra miliare per i rapporti futuri.